Ciao a tutti e bentornati, puntata numero 8 di Strange Horticulture. Allora, eravamo rimasti con questa carta che ci diceva Endmoor Corvo Ragno e io penso che abbia a che fare con sempre con questo cerchio qua che ci dà le indicazioni, per cui cerchiamo Endmoor. Eccolo qua, Endmoor. Corvo e ragno. Allora, il quadratino è qua. Allora, corvo indica questo. E il ragno indica questo. Andiamo prima dal ragno. Vedo il castello di Sizerg al nord-est, dall'altro lato del fiume. Ok. La carta c'è ancora? Ok, quindi uno potrebbe essere il castello di Sizerg e l'altro invece. Questo qua, vediamo se troviamo qualcosa qua. Sono cose più importanti che potrei fare alla bottega. Forse devo scegliere una delle due. Castello di Sizerg. Andiamo. Lady Elsbeth mi accoglie personalmente con grande entusiasmo. È molto loquace e mentre mi fa fare un giro dei suoi giardini, mi rivolge numerose domande sull'orticoltura, a cui cerco di rispondere nel migliore dei modi. Deve assolutamente prenderne con sé. Un esemplare, esclama indicando una pianta che non riconosco, ma prima che possa fermarmi a darci un'occhiata, me ne ha già indicato un'altra. E anche una di queste, mi dice. Quando arriviamo in biblioteca mi sembra di aver già esaurito le forze, ma io c'ero già stato in questo posto. E non ho il tempo necessario per esaminarle quanto vorrei, nonostante ciò riesco a trovare un appunto interessante di cui prendo nota. Non dimentichi queste, esclama Lady Elsbeth. Mentre mi avvio verso l'uscita, mi spinge tra le braccia le piante del giardino e la ringrazio calorosamente. Perché io mi ricordo di averlo già fatto questa cosa? Infatti, hai già esplorato quest'area. Bagnare le zucche serve? Sì! Serve anche bagnare le zucche. Va bene. Allora, c'è qualcosa che non capisco. Endmoor. Ragno. Eppure dice così, eh. Endmoor. Endmoor è questa. Allora, qua mi dice che vedo il castello dall'altra parte. Corvo ragno. Il corvo è qua, mi dice che ci sono cose più importanti da fare altrove. Pure l'ho messo bene questo, no? Questo è il ragno, questo è il corvo.
C'è una roba che è un corvo ragno. Questo non capisco cosa sia, ma non penso che sia un corvo ragno. Il corvo è questo, c'è poco da fare. Oh santo cielo, ci sono cose più importanti di poter fare alla bottega. Il corvo è questo. Il ragno è questo. Potrebbe essere che è un po' posizionata male, non è questo, ma è questo. Non capisco. Ci sono cose più importanti. Non lo so. Provo a vedere dopo perché in questo momento non capisco. Allora, direi che andiamo avanti col prossimo cliente. Allora, Grace Enright, ha sentito parlare della donna mascherata? Immagini aver tutto quel potere. Le nazioni si inchinerebbero al suo cospetto, i popoli la venerebbero come una divinità. Quella creatura è enorme, inarrestabile, e dicono che obbedisca ogni suo ordine. Mi tornerebbe senz'altro utile domani con mio suocero. Temo che mi toccherà ripiegare su dei cuori di leone per affrontare la giornata. Mi sembra che i cuori di leone avevo pensato già che fosse questo. Vediamo. Esatto, pianta identificata. Dita di moro. Non è insolito vedere questo fungo sporgere dal pacciame del sottobosco. Ma una prima occhiata potrebbe apparire come un cadavere che tenta di raggiungere la superficie, noto per aumentare la forza di volontà e affinare la mente. Era questo, giusto? Erano questi, secondo me. Esatto. Quello che avevano raccolto nell'ultimo posto dove era apparso il Dendrio anni prima. Allora, visto che mi è ritornato un po' di voglia di viaggiare, riproviamo a capire sta carta. Endmore, corvo, ragno. Cioè, ma o leggo male? Non capisco. Endmore. Allora, il corvo è qua, il ragno è qua. Il corvo è qua, il ragno è qua. Potrebbe essere forse, visto che c'è disegnato un ramo, potrebbe essere... Uno, due, qua. Forse qua il ramo del fiume? Non lo so. Qui non c'è nulla. Ok. Non lo capisco. Prossimo cliente.
Allora, il postino. Questa lettera ci è stata affidata in modo insolito. Non c'era alcun indirizzo, solo Erbolato, che suppongo sia erborista, scritto sbagliato. Immagino che sia indirizzata a te. Proviamo, prendi. Erbolato. Se si intende di piante, codesta missiva è per lei. Forse mi ha aggiunto. E dunque l'ho azionato. Oh sì, pare davvero che funzioni. Si rechi a settentrione del Bowfell, alla sorgente del fiume Esk. Non anima viva e a conoscenza della sua presenza in quel luogo, sarà un segreto da custodire gelosamente tra noi. Allora, si rechi a settentrione del Bowfell alla sorgente del fiume Esk. Allora, allora, il Bowfell è qua e a settentrione alla sorgente del fiume, penso che sia questo punto qua. Bowfell, ok, proviamo. Come previsto, qui trovo una pianta che non ho mai visto prima. Prendi. Ma che strana. Dov'è? Qua. Fiori simili a campane. Foglie cuoriformi. Ma però io ho sempre questa cosa qua che non ho capito, questa carta. Mi mettono un'ansia queste carte che non capisco. Allora, il corpo è qua. Il ragno è qua. Ok. Non saprei. Non saprei proprio. Direi prossimo cliente. Tora Dun, mio marito ama raccogliere funghi, ma quelli che ha portato a casa dalla sua ultima passeggiata mi impensieriscono. È appena tornato da un'escursione dall'altra parte del lago dove si era recato per esplorare i boschi a ovest del paese. Ha trovato un sacco pieno di funghi bizzarri che lui afferma essere totalmente sicuri, ma a me non sembrano commestibili. Avrei voluto portargliene uno per identificarlo, ma li sta custodendo gelosamente perché è convinto che abbia intenzione di gettarli ieri via. Tornerò domani. Messaggio, prendi. Signor Dun, funghi. Boschi a ovest di Andermer, dall'altra parte del lago. Boschi a ovest di Andermer. Andermer è qua. Qua. Funghi, com'è possibile che non abbia mai visitato questo posto in passato? All'inizio sono difficili da trovare, ma dopo un attimo ne vedo ovunque. I capelli rossi hanno una consistenza spugnosa. Vediamo se io...
qualche fungo. Ah, forse erano qua. Aspetta, aspetta. Ah, ma qua non me li spiegano come sono. Talvolta letale. Cappelletto di primavera. Ovulo lattiginoso. Ombrello del vescovo. Ramello della cladonia. Cruccio del contadino. Allora. Vediamo un po' se ho qualcosa che è un fungo che non ho scoperto. Questa è una piantina. Questa è un fiorellino, questo è un altro fiorellino. Cappelletto di primavera che non ci assomiglia a niente. Non ci assomiglia per niente. Questa ha la testa rotonda e il gambo grosso, invece questa sembra col gambo più sottile. Cruccio del contadino. Un fungo spugnoso potrebbe essere questo. I capelli rossi hanno una consistenza spugnosa. Un fungo spugnoso della potente proprietà. Non è dannoso per la salute se consumato in quantità ridotte. Conferisce una grande forza per un breve lasso di tempo, ma lascia alle spalle un grande affaticamento quando l'effetto svanisce. Questo potrebbe essere il cruccio del contadino, ci assomiglia abbastanza. Questo ha sempre il gambo molto grosso, eh. Dito del morto no, sicuramente. Frutti rosso scuro. In quanto nessuno deriva da morte del soggetto. I frutti rosso scuro non vanno ingeriti. Ma non è un fungo, non penso. Allora, potrebbe essere, abbiamo detto, il cruccio del contadino, come si chiamava? Cruccio del contadino, fungo spugnoso, se ha una consistenza spugnosa, non è dannoso per la salute, allora io avevo una cosa, mi parlava dei funghi, vediamo cosa dice, cruccio del contadino, come spesso letale, decidetevi. È possibile preparare un antidoto utilizzando l'agenzia reale. Spesso letale. Perché qua mi dice cruccio il contadino spesso letale? E mi fa piacere. Dicono due cose diverse. Allora, mettiamogli un cartellino, non so. Probabilmente consumato in quantità ridotte. Cruccio del contadino, contadino, però gli mettiamo un bel punto di domanda perché non sono neanche sicura che sia questo. Ok, e lo mettiamo nelle cose, indovinate sì, indovinate no. Molto bene. E cavoli, sta carta come mi rode. Endmore corvo ragno. Non la capisco proprio. Questa carta non la capisco proprio. Ciao, vediamo un secondo. Proviamo a cambiare la lingua.
No, non cambia niente. Edmure, Raven e Spider. Non ne ho idea. Allora, continuo a dare grattini alla gattina, ma non succede niente. Ai ai ai, questa era quella che ci avevano detto di darle. Questo qua per Simone, perché sa qualcosa che non ci dice. Ci hanno detto, ci ha detto la sensitiva. Ah, è il filo di Nettuno. Ci aveva detto che ci avrebbe chiesto la purina cieno, cioè doveva dargli questo. Lord Fremont ha detto di essere riuscito a trovarti delle informazioni sul servitore. Io ho cercato per tutta la biblioteca, ma ho scoperto solo che abbiamo problemi di muffa. Speravo avessi dell'alito fresco per aiutarmi a liberarmene. Quindi non ci dici qualcosa? Vediamo cosa fa il figlio di Nettuno prima di darle qualcosa che la fa morire, se non voglio, eh. Filo di Nettuno. Questa pianta, nota anche come voce della verità, impedisce a chi l'assume di omettere la verità. I suoi fiori pallidi con pochi petali emanano una roba. Ma no, dai, vabbè, mica muore, deve solo dire la verità. E avrebbe già dovuto dirla se fosse mia amica. Per cui, tieni, cara, la pianta. Ok, allora vediamo un po'. Volevo quasi non parlartene, eh già, ma Fremont mi ha dato qualcosa, qualcos'altro dai suoi archivi, la ricetta di un elisir. È la chiave per controllare il legame con il servitore. In linea teorica dovrebbe essere possibile strapparne il controllo alla donna con la maschera di Giada. Ma sono tutte ipotesi. Gli unici documenti che sono stati in grado di trovare risalgono centinaia di anni fa. E anche se dovesse funzionare, cosa ne ricaveremmo? Il potere che può essere esercitato attraverso il dendrio ridestato è troppo immenso per una persona sola. Dovremmo concentrarci sul rituale della sorellanza. Ok. Filo di Nettuno, prendi. Pensa a te. Elisir del controllo. Beh, ma farlo non fa male, no? Il collegamento tra il servitore e il padrone non è del tutto noto, ma sappiamo che può essere spezzato a scapito della mente del padrone. Così facendo, un nuovo padrone può prendere il suo posto assumendo il controllo del servitore. Interessante. È necessario possedere una volontà ferrea per evitare che la mente di chi beve l'elisir venga sopraffatta. Si ritiene che il potere di un cerchio di pietra sia in grado di amplificare l'effetto dell'elisir. Io, secondo me, ce li ho questi qua. Sì. E sono, secondo me. Vediamo se riesco a farlo. Allora, questo lo mettiamo qua. Sempre più pieni. Allora, per me questo è questo. Poi, qualcosa che ha quei fiorellini lì azzurrini?
Vediamo, vediamo. Questi come sono? Interessante, lo scettro di salmone. Anzi, va come prima, non so se vanno anche in ordine o no. Qualcos'altro che sembri quel fiorellino? No, perché questa è un'altra forma. E poi qualcosa con delle palline verdi. No, Crealisir. Interessante. Poi non è detto che dobbiamo usarlo per forza, però averlo è molto interessante. Allora, Elisir. Sbagliato. Elisir. Elisir di... No. Di controllo, ok, e anche questo è stato fatto. Direi il prossimo cliente. Lorena Chapman. Mia cugina si sposa tra 3 giorni. Se avesse delle campanestre, mi risparmierebbe la fatica di andare a cercarle da sola. Mi creda, se conoscesse mia cugina saprebbe che non ne vale la pena. Allora. Campanestra. Mi è dimenticato una decorazione cerimoniali. Rafforzo le relazioni. Rivolti verso il basso. Io me la ricordo una piantina così. Che secondo me è questa. Può essere? O no? Fiori blu. Potrebbe essere, dai, questa forma qua. Vediamo se c'è altro, tipo questa. Ok. Queste ciliegie, ma sono più verso l'alto e poi non hanno il pispolino in mezzo. Questa. No. Questa no, sono tutte quelle con i fiorellini piccolini, no, perché è finito qua il cruccio del contadino. Direi che è questa la campanestra. Lo chiudiamo. Cosa piace? Ok, prendi corno luminoso. Noto anche come lanterna di bosco, lume delle fate, fosforescente e illumina le piante sotto cui cresce. Le sue deboli luci possono tirarle alla morte. Ok, mi fa piacere. Allora, la campanestra qua è stata scoperta. E secondo me è questo quel corno lì delle fate. Una piccola quantità di luce. E fine del giorno e non abbiamo scoperto questo. E vabbè.
pastore la osservò preparare le foglie e le radici di cui avrebbe avuto bisogno. Passarono le ore, il sole tramontò e mentre lui ancora la fissava, lei si mise a lavorare a lume di candela, a volte stando ferma, altre spostandosi come una ballerina tra le pietre. Il cambiamento avvenne improvvisamente, ma al contempo subdolamente. Pertanto, in principio, l'osservatore non si rese conto che fosse successo qualcosa, poi lo vide. Ok. Giovedì 14, 8 miglia est. Ok, e noi avevamo questa. Adesso sì, me la ricordo. Che bella quando c'è la pioggia. Questa qua. Gosford, quindi 8 miglia a est di Gosford, giusto? Questo sarà il simbolo di Gosford. 8 miglia a est. Proviamo. Cerchiamo Gosford. Gosford, eccolo qua. 8 miglia a est di Gosford, giusto diceva? 8 miglia a est. Gosford è qua, quindi 1. Gosford è qua. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Olè. Mentre osservo la superficie placida del lago, le sue acque scure mi fanno entrare in una trance riflessiva. Qui e lì, lungo la riva, crescono dei fiori che non conosco. I suoi fiori sono molto delicati, i petali cadono facilmente. Mamma mia, quante piante. Un fiore dal profumo insignificante. Interessante. Questo. E sono ritornata con una pletora di piante che non so che cosa siano. Va bene. E niente, andiamo avanti con il prossimo cliente. Thordram si è mangiato quei maledetti funghi e ovviamente ora sta male. C'è qualcosa che possiamo fare? Non è messo bene e sono preoccupata per lui. Allora, abbiamo detto che questo fungo era il cruccio del contadino. Spesso letale, è possibile preparare un antidoto utilizzando l'agenzia reale. Vediamo. Ce l'abbiamo l'agenzia reale. Io l'ho già sentita nominare. Agenzia reale, qual è che era? Ah, ok, era quella che aveva quelle foglie. Cioè quei fiori fatti a forma di rene, ma non era la cuoriacea. Vediamo se era gialla, mi sembra. Ah no, era rosa. Agenzia reale. Usa pianta. Pianta identificata. Prendi. Fegatuccio. Il fegatuccio si sviluppa in funghi del cappello appuntito. Che carino! David Schaffer, che è il postino. C'è un uomo odioso che mi capita di incontrare in paese. Si chiama Isidore Barbige.
Ieri l'ho visto chinarsi su un cagnolino randagio come se volesse accarezzarlo e invece l'ho colpito con tutta la sua forza. Sono accorso, ma quel codardo si è dato a gambe. Un giorno avrà la sua punizione che merita. Non sarà mica quello. Ah no, il seguace. Qualcuno. Ah, è lui, è l'avvocato. Mamma mia, se mi ricapiti qua, giuro, ti do il veleno. Saggi il calice. Non c'è scritto niente, vero? Questi cos'è che erano? Quintino è quello che mi mancava, il baccello, portafortuna, se ne dove è stato. Calice, ma forse questa è un'altra. Allora, vediamo un po'. Ho scoperto che questa super lente di ingrandimento si può usare anche qua ed è, anche se fa meno l'effetto di stare usando veramente una lente di ingrandimento, è più sono tutti i posti dove ci sono già stata, ma mica me li ricordo. Io continuo a guardare intanto questo qua. Sono i posti della carta prima. Saggi il calice. Dove era saggi? Qua, Sergin. Sergin, il calice è questo, giusto? E vedi, questo è giusto, perché quell'altro non mi dà niente? Il calice mi conduce direttamente a sud di Sergin, in uno spiazzo accanto al fiume. Le acque sono costeggiate da rocce coperte di muschio simile al velluto. In queste condizioni umide, una pianta dall'aspetto letale cresce abbondantemente tra l'erba rigogliosa. Eh sì, tanto bella non è. Lungo i bordi delle foglie superiori emergono delle spine acuminate. Tanto bella non è. Ma questo l'ho indovinato? Cruccio del contadino. Me l'ha dato buono poi. Chiamo. A, B, 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 B. No, non me l'ha riconosciuto, però è sicuramente lui perché gli ho dato l'antidoto. Non lo so. Prossimo cliente. Allora, Ruben Ward a Black Combe è stato rinvenuto un altro cadavere. Accidenti, quello a cui ho dato la medicina sbagliata, la pianta sbagliata, apposta. Non sono ancora andato a ispezionarla, non posso dire di essere ansioso di farlo, ma è stato identificato. Si tratta di un cacciatore Dryer, un uomo chiamato Forest Fire. Dobbiamo fare qualcosa. Verona mi ha detto che sta cercando delle piante per un rituale che
ci aiuterà a sconfiggere questa creatura. Voglio offrirle tutto il mio aiuto. Da quello che mi ha detto Verona, penso che questa possa essere una delle piante necessarie per il rituale, ma temo di non sapere dove trovarla. Prendi. Viticcio maligno. Inciampo molto l'altro. Inciampo non molla mai e acchiappa caviglie. Sono solo alcuni dei nomi di cui è stata ribattezzata questa pianta e al contempo esprimono le sue peculiarità. Una volta rimasto intrappolato, è impossibile liberarsene senza ricevere aiuto. Il viticcio maligno ha piccole foglie coriformi. Vediamo se potrei averlo. Perché potrebbe essere questo che sembra un... fiori simili a campane e foglie coriformi. C'ha la faccia di essere una cosa brutta, eh. Mettiamogli l'etichetta, potrebbe essere, ma non sono sicura, eh. Allora, viticcio maligno, ma gli mettiamo anche un bel punto di domanda. Ok, e secondo me questi sono quelli di questa scatola qua, giusto? Ma no, non vanno qua dentro. Infatti diceva, infine un petalo, no, aspetta. L'amico del cadavere, l'acchiappacaviglie, il famigerato inciampo. Ok, quindi. Ok. Allora, Molly Bell, mia figlia sta per sposarsi e vorrei decorare la chiesa con qualche bel fiore. Ho sentito parlare di una pianta che si dice sia di buon auspicio ai novelli sposi e dei fiorini blu a forma di campanella. Ma saranno... Ma no, è quella che ho indovinato prima, giusto? La campanestra. Penso. Ok, piatto identificato. E niente, devo andare avanti. Allora, Ennis Aleford, che è il solito pazzo furioso del culto del Dendrio. A cui ci siamo uniti anche noi, vorrei ricordarvi. La redenzione è vicina. Abbiamo bisogno che le prepari questo elisir. Lo useremo per attirare il dendro ridestato, dove tutto ha avuto inizio, al cerchio di pietre di Swinside. Il dendro è una divinità corrotta dagli esseri umani, schiavizzata dalla perfidia degli uomini. Ah, aspetta, no, così. E piegato alla loro malvagia volontà, immagini la gloria che ci conferirà quando lo libereremo. Sia lode al Dendrio. Elisir del Dendrio. Il Dendrio ridestato, noto anche come servitore,
verrà attirato dai fumi generati da questo elisir e desidererà berlo a ogni costo. Si ritiene che se dovesse riuscirsi sarebbe in grado di spezzare il vincolo che lo costringe alla schiavitù, sebbene ciò non sia mai stato tentato a memoria d'uomo. Due bacche gialle. Una foglia a forma di cuore e una pianta con fiori a campanelle. Un cucchiaio da tè di residuo latte e fungina. Ci incontreremo sabato al cerchio di pietre di Swinsan, sia la del Drendro. Giovedì. Ma due bacche gialle. Allora, due bacche gialle, una foglia a forma di cuore da una pianta con fiori a forma di campanelle. E un cucchiaino da tè di residuo latte e fungino. Oh santo cielo. Allora, due bacche gialle. Queste non sono bacche, ma sono fiori. Questo è lo livello della strega? Gialle. Due bacche gialle. Una foglia a forma di cuore da una pianta con fiori a forma di campanelle. Fiori a forma di campanelle e foglia a forma di cuore. Questo? Non mi sembra. Campanelle, ma non ha la forma di cuore. Sai che non ce l'ho. Oh mamma, è questo. Campanelle e forma di cuore. Ok. Andiamo bene. Residuo latte o fungino. Mi sono spiegato che sulla mele sembrano cose filate dai capelli spuntano le spore rosse. Questo è un altro punto. Ah, ovulo, emana un forte odore di latte, è andato a male. Ok, residuo latteo. Creiamo l'elisir. Chissà perché lo sto facendo. È andata male. Devo aver commesso un errore. È interessante. Ecco cosa succede quando sbagli brutalmente. Bacche gialle. Ovulo latticinoso. Ovulo latticinoso è un fungo per culo, qui lo chiamano ovulo puzzona, cosa succede? In grado di impedire ad anime e spiriti indesiderati di entrare a casa. Lievemente tossico per gli esseri umani se sconsiglia l'uso. Quindi puzza è lattiginoso, ma un cucchiaio da tè di residuo latte o fungino. Però poteva essere, dai. Cappello del vagabondo. Ombrello del vescovo. Un fungo presente in luoghi umidi e bui. Sembra tirare la luce. Ai ai ai. Le lamelle nella parte inferiore del fungo producono un liquido simile al latte che può essere consumato come rimedio contro il mal di stomaco. E mi sa che l'ho trovato. Ombrello del vescovo. Proviamo. E l'ho fatto!
sono anche felice di aver fatto l'Elisilder d'Endrio. Elisir. Elisir del Dendrio. Ok. Quindi questo è stato fatto. Qualcosa mi rimane. Ah, questo è fatto. Ci sono i funghi velenosi. L'isola di San Quintino, che era quello che mi mancava, il solito baccello portafortuna. Permette a chi lo beve di liberarsi dalla paura che l'attanaglia. Ok. Elisir del Dendrio. Grattino alla gattina. E fine del giorno. Alle spalle della donna si erse una figura scura, scheletrica, e un ringhio primordiale riecheggiò nella radura. Il pastore si volse e iniziò a correre, scosso dal capopiedi dalla paura. Non corse a lungo. Aia. È il famoso pastore che abbiamo trovato morto. La decomposizione lascia il posto a una nuova crescita, dalla morte alla vita. Il ciclo ricomincia a ovest di White Scar, in riva al fiume. Ok, allora direi che per questa volta ci fermiamo qua e penso che la prossima sarà veramente l'ultima puntata a questo punto. Io vi ringrazio molto per avermi seguita e ci vediamo la prossima volta. Ciao!